Nominato il direttivo del Polo Civico in assemblea, riuniti gli organismi del partito del sindaco per ultimare il percorso che ha portato all'elezione di Ermanno Pasqualino. Sono stati nominati segretario Stefano Modica, è una conferma perché già Stefano Modica aveva ricoperto il ruolo di segretario. Come tesoriere abbiamo una novità che sarebbe Enzo Cusimano, poi responsabile dei rapporti istituzionali Giuseppe Virrone, responsabile dei rapporti con le officine Piero Cavaleri, responsabile dei rapporti sovraccomunali Marina Castiglione e, come ha detto stampa, Settimo Ambra. Ha detto stampa che non è un giornalista. Sì, nella realtà non è un giornalista, ma noi da statuto abbiamo l'ha detto stampa, ma realmente è con il quale si relazionerà con, diciamo, con i giornalisti, quindi con le testate giornalistiche, e quindi sarà, diciamo, con il quale raggrupperà le notizie e con il quale comunicherà tutti quelli che sono i nostri comunicati stampa. Voglio sottolineare una cosa, se mi permette, con piacere. Ho potuto inserire nell'esecutivo sia Piero Cavaleri che Marina Castiglione, che in un primo momento volevano, diciamo, mettersi tra virgolette un po' da parte ed essere solo ed esclusivamente degli aderenti del Polo Civico. Però io ho insistito in maniera particolare perché per il Polo Civico sono un grande patrimonio, e sia per quello che hanno fatto come assessori, ma nello stesso tempo per quello che hanno fatto come coordinatori del Polo Civico dal passaggio, diciamo, da Carlo Campione a me. E siccome il loro è stato un lavoro prezioso, un lavoro che ha dato anche tanta visibilità al Polo Civico, io sono partito da loro perché secondo me sono coloro i quali interpretano nel migliore modo possibile il pensiero del movimento. Poi tutti gli altri non c'è bisogno che dica l'importanza, ma per me diciamo, tutta la squadra, tutto l'esecutivo sarà a disposizione del movimento, perché l'esecutivo per noi è soltanto il braccio operativo, il braccio politico chiamiamo è il coordinamento. Il coordinamento, voglio ricordarlo, è composto dai nostri rappresentanti istituzionali, dall'esecutivo e dai portavoci di ogni officina. Tre ore di riunione dalle 18.30 alle 21.30, nella quale sono state tracciate le linee guida per i prossimi 2 anni, ovvero seguire pedissequamente il programma elettorale dell'Alleanza, inaugurando un nuovo metodo che dovrebbe basarsi più sulla politica e meno sull'amministrazione, per meglio dire lasciare lavorare gli assessori in autonomia senza entrare strettamente nel merito degli atti amministrativi, come è già stato fatto sino ad oggi. Soprattutto da parte del Polo. La condivisione resta un punto fondante, tant'è che i segretari dei partiti si incontreranno ogni lunedì per fare il piano della settimana. Alla riunione presente il sindaco di Caltanissetta Giovanni Ruvolo, al quale pare sia stata rimproverata una notevole mancanza di programmazione.